Gentili telespettatori, buona giornata. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Foti, dice che la proposta del salario minimo da parte della sinistra è un imbroglio. Serve una soluzione che sia davvero per tutti. Andiamo a vedere in cosa consiste questo imbroglio. Sono curioso. Io vi posso dire che il salario minimo proposto dai 5 Stelle, dove si è accodato il PD, è vecchio di 7 anni, quindi quei 9 euro lordi fanno ridere i polli, perché roba di 7 anni fa. Abbiamo avuto in 2 anni l'inflazione che è quasi al 20%, sommando 2 anni, mi capirete bene che non può essere il salario minimo come quello di 7 anni fa. Ecco, quindi secondo me la proposta del salario minimo delle sinistre o delle minoranze non va bene, perché chi, se alzano e mettono 9 euro minimo per tutti lordi, che sono 6 euro e mezzo netti all'ora, i lavoratori sono assolutamente in povertà, hanno qualcosa in più ma rimangono in povertà. Quindi per me non va bene così, ma voglio vedere perché per Foti è un imbroglio. Andiamo a curiosare che cosa dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che dice: agiremo in fretta contro il lavoro povero e batteremo sul tempo le opposizioni. Bene, sono assolutamente contento, stracontento, se questo governo riuscirà a cancellare il lavoro povero, lasciando con un pugno di mosche in mano la sinistra. Però lo voglio vedere, e che sia reale. Se volete debellare il lavoro povero, bisogna alzare lo stipendio di 3.600.000 italiani. Come? Non lo so. Fate voi, basta che lo alzate, poi vediamo. E però dice che quello, dice, in 4 milioni, dice Foti, firmarono contro il Job Act. Se illudi che basta una firma, tutti firmano. Non a caso la Costituzione vieta referendum contro le tasse. In più c'è la truffa. E il giornalista dice: scusi Foti, quale sarebbe sta truffa? Si firma per il salario minimo subito, ma nella PDL dell'opposizione c'è scritto in vigore dal 15 novembre del 2024. Ah, ho capito. Conte e la Schlein sbraitano che dovevano vedersi a tutti i costi a Ferragosto e fare subito il salario minimo a Ferragosto, perché come la Meloni va in vacanza nel resort mentre c'è gente che non va in vacanza e non ha da mangiare, com'è possibile? Questo è un governo contro i poveri, bisogna agire subito perché i poveri non è che possono aspettare. E poi si scopre, come dice Foti, che il salario minimo proposto dal Giuseppi e dalla Schlein sarebbe entrato in vigore al 15 novembre del 2024, quindi a fine del prossimo anno, tra un anno e mezzo. Io dico e credo che se la Meloni voglia fare qualcosa di realmente significativo, e visto che il lavoro povero c'è e come, bisogna farlo subito, agosto, anche se si aspetta i primi di settembre non cambia niente, visto che la sinistra lo faceva partire da novembre del 2024, non da novembre 2023, novembre 2024, ecco, per loro era così urgente che si sono sbugiardati da soli. Pertanto ha ragione Foti. Ecco, io ero già pronto a criticarlo dicendo: ma cosa sarà sta truffa? Vediamo. E invece ha perfettamente ragione. E il giornalista dice: ma allora non è urgente il salario minimo a 9 euro? E sto Foti dice: ma allora non ci siamo capiti? Ma se quelli lo vogliono alzare fra un anno e mezzo, perché, cioè, cosa mi chiedi? Se non è urgente alzare il salario minimo a 9 euro, se la proposta è per fra un anno e mezzo. Dice così Foti: tutto subito è un retaggio del 68 dei comunisti mai rinati.
mai maturi, scusate, non mai rinati, mai maturi. Agiremo più in fretta dell'opposizione. Ci ha messo 240 giorni a far la sintesi delle 5 proposte presentate. Poi, ottenuto l'esame dell'aula, pretendeva che il 16 giorni decidessimo per il sì, per imporre il pensiero unico, occorrerebbe almeno non perdere le elezioni. Ma, dice, l'opposizione dice che voi di idee non ne avete, così. Dice, noi, dice Foti, vogliamo una soluzione che preveda il salario minimo attraverso l'estensione dei contratti in essere anche a quelli pirata. Erga omnes, incluso il lavoro domestico, posticipato a tra un anno nella loro proposta. E che guardi all'intera situazione del lavoro povero. In commissione è stata illustrata per mesi da esperti. Molti erano contrari al salario minimo per legge, anche Boeri. Non so se Schlein, con il suo 80% di assenze in Parlamento, l'abbia saputo. Io ero rimasto ad assenze del 72%. Può essere che oggi le sue assenze siano salite anche all'80%. È il leader della sinistra che manca di più in Parlamento. Eh già, eh sì, proprio lei. Dice Foti, la nostra idea è la contrattazione collettiva, ma anche verificare i falsi stage per combattere il lavoro nero, abolire gli appalti al massimo ribasso, intervenire contro le cooperative spurie che fanno concorrenza a quelle sane. Dice, ma sui salari troppo bassi deve intervenire il giudice, come è successo con la Mondial Poll proprio ieri. E lui risponde, no, vanno rinnovati i contratti collettivi alla scadenza, alcuni fermi da 10 anni, il PD è stato al governo, mi è parso però più interessato alle privatizzazioni di asset strategici. Mi dite com'è possibile che un contratto sia fermo da 10 anni? Ma quando un contratto è fermo da 10 anni, i sindacati dopo il primo anno avrebbero dovuto bloccare il paese, avrebbero dovuto far chiudere quelle aziende facendo fermare i lavoratori. Che cosa c'è che non funziona? Come fanno i contratti a essere fermi da 10 anni? Allora questi sindacati funzionano, o il mio dubbio che non funzionino è assolutamente reale? Ecco, credo che sia assolutamente reale, perché il lavoro povero lo hanno creato loro. Grazie a tutti e arrivederci a presto.